Ancora qualche altro giorno di stop e poi dal 18 maggio finalmente la tanto attesa, ma anche temuta riapertura di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pub, ma anche acconciatori e centri estetici. Riaperture confermate ieri a livello regionale e nazionale che dividono le associazioni di categoria. Se da una parte la CNA si dice soddisfatta per la tanto attesa ripresa economica, pur in attesa di direttive certe in materia di accorgimenti anticontagio, dall'altra la Confcommercio che elenca numeri preoccupanti. Sono quasi 270.000 in Italia le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente con una riapertura piena ad ottobre. Una stima prudenziale che potrebbe essere anche più elevata perché oltre agli effetti economici derivanti dalla sospensione delle attività va considerato anche il rischio, molto probabile, dell'azzeramento dei ricavi a causa della mancanza di domanda e dell'altissima incidenza dei costi di esercizio. Un rischio che incombe anche sulle imprese dei settori non sottoposti al lockdown. Questa è la stima dell'Ufficio Studi Confcommercio sul rischio di chiusura delle imprese del terziario di mercato, che viene riportata dal presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e che in proporzione si può riferire anche all'area Iblea. Su un totale di oltre 2 milioni e 700 mila imprese del commercio al dettaglio non alimentare, dell'ingrosso e dei servizi, prosegue la nota dell'Ufficio Studi, quasi il 10% è dunque soggetto a una potenziale chiusura definitiva. I settori più colpiti sarebbero gli ambulanti, i negozi di abbigliamento, gli alberghi, i bar, i ristoranti, e le imprese legate alle attività di intrattenimento e alla cura della persona. Si tratta di stime molto preoccupanti e che con le debite proporzioni possono riguardare anche la nostra realtà territoriale. Sono stime che incorporano un rischio di mortalità delle imprese superiore al normale. E in tutto questo discorso dobbiamo tenere conto del deterioramento del contesto economico, degli effetti della sospensione più o meno prolungata dell'attività, della maggiore presenza di ditte individuali all'interno di ciascun settore e poi del crollo dei consumi delle famiglie.